È tra le opere più iconiche di uno dei maggiori esponenti della street art. La bambina con il palloncino di Banksy rappresenta una critica verso la società che priva le persone dei loro sogni, iniziando proprio dai bambini, ai quali viene negato un futuro speranzoso e spensierato. Banksy è un mito, un caposcuola, un artista internazionale, un sapiente comunicatore di pace e libertà. I suoi lavori sono un mixing di arte, messaggi, mistero e attivismo, e la mostra organizzata a Vieste rappresenta un evento unico per la provincia di Foggia e per il comune di Vieste, che ha tagliato il nastro di un altro importante traguardo che segna l'ottimo percorso culturale intrapreso dal comune garganico e dal suo assessore alla cultura, Grazia Maria Starace. Una mostra di interesse internazionale, di grandissimo prestigio, una mostra che è stata ospitata nei musei più importanti d'Italia, quindi per noi è veramente un altro obiettivo culturale che raggiungiamo, qualcosa per la quale abbiamo lavorato moltissimo e qualcosa che va ad aggiungere contenuti culturali all'offerta paesaggistica che il nostro paese già vanta, e che è conosciuta in tutto il mondo. Non solo mare e sole per Vieste, capitale del turismo culturale, che nei locali del Museo Civico intitolato Michele Petrone, un ex convento dei Cappuccini di origini seicentesche, ospita fino al 17 settembre Banksy a Vieste, un importante evento culturale per poter comprendere idee e messaggi con opere di inaudita potenza, etica evocativa e tematica dell'artista che ha fatto della sua assenza il suo successo. Facile intuire il grande interesse che la mostra di Banksy riverserà sull'estate che il comune garganico si appresta ad affrontare e che conferma la validità del progetto che vede l'estate viestana ancora più completa con valide proposte culturali. Sì, noi siamo molto determinati nel incrementare il turismo culturale perché sicuramente è una modalità di destagionalizzazione, ma non solo, anche nei mesi in cui c'è un'affluenza molto elevata, è giusto dare un'offerta culturale a tutti quegli ospiti che appunto cercano anche la cultura da una vacanza al mare. Il genio ribelle dell'assenza, che gioca con successo con i codici comunicativi della cultura di massa, rappresentando la sua ribellione sui temi dell'atrocità della guerra, dell'inquinamento, del consumismo, del maltrattamento degli animali, prima con i graffiti, poi con l'uso degli stencil, che consentono una maggiore rapidità di esecuzione per preservare e proteggere una identità costruita sull'assenza. Possibili le sue origini di Bristol, ma certi i suoi lavori presenti nei luoghi e nelle città più importanti, con performance alcune volte estreme che aumentano il fascino e le quotazioni del maestro senza volto, probabilmente caposcuola di uno stile contemporaneo molto amato, in linea con la rabbia comunicativa dell'attuale società, che crea azioni di guerriglia artistica con vere e proprie incursioni in luoghi dove mai te l'aspetti. E il mondo, il suo grande museo, e la sua arte è definita come la migliore evoluzione della popolazione parte originaria. Giuseppe Benvenuto, curatore della mostra con Metamorfosi Eventi. In Capitanata non si è mai fatto un evento dal punto di vista d'arte divisive contemporanee negli ultimi 100 anni, nessuna amministrazione ha mai fatto ciò, quindi diventa un evento importantissimo, diventa storico per noi, diventa storico anche per me chiaramente perché l'amministrazione ha deposto la fiducia in me, quindi si fa qualcosa che non si è mai fatto. Poi siamo anche fortunati perché stiamo facendo l'artista in questo momento più famoso al mondo, l'artista che parla del sociale in maniera sarcastica, e quindi diventa un evento, oltre che dal punto di vista culturale, anche fortemente mediatico, che sarà da collante turistico-culturale. E così, sotto gli occhi attenti dei visitatori, un racconto cruento ma vero, che offre una lettura chiara e inconfutabile, in linea con le nostre idee e con le idee di chi è contrario alle guerre, alle ingiustizie, alla povertà globale, alla violenza del potere, alla dittatura del mercato, in linea con le idee di chi vuole lanciare i fiori invece che le bombe.